Pyramid Azir activated. Tom ce l'ha fatta. Ora tutti i politici della città se la fanno sotto. Nessuno vuole fare la fine dell'assessore. Bel lavoro, Tom. Ma non basta. Ora dobbiamo liberarci del braccio destro di Morello, suo fratello Sergio. È lui che comanda i sindacati. Il suo punto di forza sono quelli dei portuali, grazie ai quali controlla praticamente tutte le importazioni in città. Eliminandolo, una grossa fetta dei guadagni di Morello va in fumo. Credo di sapere come fare, capo. Sergio passa parecchio tempo al ristorante Italian Garden. Nel ristorante c'è un telefono e sul marciapiede di fronte c'è una cabina. Da lì tu chiami il ristorante dicendo di voler parlare con Sergio Morello. Io mi metto di fronte al locale con un Thompson. E non appena quello risponde al telefono, lo faccio fuori. Poi dobbiamo risalire in macchina e andarcene alla svelta. Che ne dici? Beh, direi che una telefonata sono in grado di farla. Bene, ragazzi, datevi da fare. Vincenzo vi darà le armi. Vincenzo, mi serve un Thompson e una pistola per Tom. Ok. Ecco qua, ragazzi. In bocca al lupo. Crepi! Ciao, Ralphie. Ci serve un'auto. Ehi, hey, ho qui una nuova Terraplan. Un'auto decente. E bella robusta. Ti piacerà, Poli. Ha un nuovo tipo di serratura, ma per uno in gamba non è un problema aprirla. Sta a vedere. Pianino, pianino, spingi e clic, sei dentro. Ottimo! Andiamo, Tom! Ci siamo, ferma qui, Tommy. Ok, io vado all'ingresso. Tu chiama da quella cabina, dicendo che vuoi parlare con Sergio. Appena lo uccido, salta in macchina e aspettami. D'accordo. Sì? Vorrei parlare col signor Sergio Morello. Aspetti. Amico, il signor Morello oggi non c'è. Prova! Poli! Non è lui! Poli, sbrigati! Morello non c'è! Ti
sale. Oh, santo cielo! Quello che hai ammazzato non era Sergio! Sergio oggi non c'era! Aia, allora siamo nella merda. Vabbè, torniamo da Salieri. Non preoccuparti, Tom. Capita a tutti prima o poi. Vincenzo e io abbiamo pensato a un nuovo piano. Biff ci ha detto che Sergio ha un amante con la quale passa un sacco di tempo. Oggi deve essere da lei. Vincenzo gli ha confezionato una sorpresina. Gliela metteremo nell'auto, mentre lui se la spassa con la sua bella. Esatto. Devi solo piazzargli questa bomba sotto l'automobile. Poi puoi pure goderti lo spettacolo. Di solito Sergio se ne va alle 4, sbrigati. Questa volta funzionerà. La sua amante vive a Oakwood. Se vedi un'auto sportiva parcheggiata fuori, vuol dire che Sergio è in casa. Piazza la bomba e aspetta. Come idea mi sembra migliore. Ok, vado. Ci siamo. Diamo un'occhiata. Merda! No, no, no! Ehi, ferma! Ferma! Oh no! Accidenti, la tipa deve essere davvero cotta di quell'uomo. La ragazza è uscita e si è seduta in macchina. Non so, magari gliel'aveva prestata. E a volte capita, mica dipende da te, ma quello lo dobbiamo eliminare. Sergio incontra il suo bookmaker nel parcheggio del ristorante Rainbow Garden. Andate lì, poi esce e gli spara, tu dovrai solo guidare, Tom. Poi filate per la prima che scatti l'allarme. Ma ammazzo io quel bastardo, promesso! Lo mando all'altro mondo che manco s'accorge di come ho fatto! Ora datevi una mossa se volete beccare Sergio sul posto. Fermati nel parcheggio. Quelli vestiti di nero, sono loro. Ma che...
Abbiamo un messaggio del signor Salieri. Ma che accidente succede? No, no! Beh, sembra che la situazione si sia ribaltata, signori. Uccidete quel buffone! Dio t'ammazzo! Oh, ma io ti riempio di botte, credo di santa ragione. Non voglio morire. Non voglio. Dopo tutti quei fallimenti, Salieri affidò l'incarico ad altri. Io li accompagnai come una specie di polizza assicurativa. Stai lì buono e guarda, non combinare altri guai. Dilettante.
perché le sbarre non si chiudono? Vai! Dei veri professionisti. Ehi, che state a guardare? Ammazzate il bastardo là dietro! Ok, vieni fuori, carogna. Thank you.
No, no, non farlo. Non farlo. No, per pietà, non uccidermi. No, no, per pietà, non uccidermi. Uccidermi. Pietà, non uccidermi! Non uccidermi! Non farlo! No, per pietà, lasciami stare! Non uccidermi! No, no, per pietà, non uccidermi! Per pietà, lasciami stare!
No, per pietà, non uccidermi! No, ti prego, risparmi! Per pietà, lasciami vivere! No, per pietà! Thank you.
Non ha funzionato, eh? Non so che vuoi fare, bastardo! Mio fratello ucciderà te e tutta la tua famiglia! Arrenditi! Sei morto! Non puoi farcela, idiota! Sei un pesce troppo piccolo per me! Ehi, mi senti? Tanto facilmente, amico. Bastardo fortunato.